E andiamo avanti. È tipo i casi di Vampyr. Parli con personaggi, trovi indizi e risolvi i casi. Se uccidi uno, potresti dopo non avere indizi per altri casi. No, non credo siano collegati, secondo me, fra di loro. Secondo me sono tutti autoconclusivi. Ma poi anche i Vampyr, diciamo che... Beh, in Vampyr ovviamente se uccidevi qualcuno poteva essere che effettivamente ti perdevi delle cose. Quello sì, qua non credo. Non credo, però... Boh, boh. Però le somiglianze sì, ci sono, sono molto evidenti. E sono positive secondo me, mi piacciono un sacco. Riposati, ok. Vediamo di fare... di spendere qualche punto abilità, ok? E anche di potenziare qualcosa magari. Allora, vediamo un po'. Balzo. Rivelazione e balzo. Antea può attraversare i portali eterei che fungono da scorciatoie fra l'invisibile e l'incarnato. In combattimento, Antea può scattare verso i nemici infliggendo piccole quantità di danni. La manifestazione del Balzo è stata sbloccata dopo il consumo dell'essenza che imbeveva il vincolo di Benedict. Ah, ok, va bene. Danni inflitti da Red aumentati del 30% contro nemici con salute piena. Buono. Lavoro di squadra. Il quarto attacco pesante di Red innesca un attacco con pugno che ignora la resistenza. Sesto senso, parare e ripristina 15 punti spirito. Artiglieria pesante, danni d'attacco pesante caricato aumentati del 20%. Spirito indomito, ciascun nemico colpito da un attacco con pugno aumenta di 7% i danni dello stesso. Questo effetto può essere accumulato. Balzo epurante, usare il balzo mentre la barra dell'epurazione è piena aumenta i danni dello stesso del 500%, ma consuma tutti i punti epurazione. Contro nemici con salute piena. Vabbè, questo qua ci sta, direi, no? Il quarto attacco pesante. Annientando un nemico con un pugno, si innesca un'area d'effetto che infligge danni spettrali. Bam! Ho capito. Annientare un nemico con il pugno riempie la barra di purazione del 20%. Quindi in pratica sarebbe da privilegiare, diciamo, l'attacco finale con il pugno. Qua invece cosa abbiamo? Accumuli di punti epurazione aumentati del 20%, ma i danni di epurazione ridotti del 20%. Ah. Quindi in pratica facciamo più volte epurazione, però fa meno danno. Ah, Druido, intendi questo gioco qua? Sì, ha una storia molto molto bella, sicuramente sì. Gli attacchi pesanti caricati inneschano un'area d'effetto che infligge danni fisici. Vabbè, per il momento a posto così. Inventario. Completo, amuleto, anello dell'epurazione, miglioria, giacinto lilla, va bene dai, ok, ci sta, andiamo indietro, completo anche qua, oh, porca miseria, abbiamo già trovato qualcosa di meglio, resistenza fisica 14, forza 5, 17, 8, destrezza 5, vitalità 10, destrezza 2, vitalità 4, che cazzo, ma vabbè. Buonanotte, Druido, buonanotte, buonanotte. Abbiamo già trovato qualcosa di meglio, cavolo. Anche qua, cavolo. Cortador e Asqua. I danni del quarto attacco leggero e pesante sono aumentati del 50%. Anche qua. 10, 11, 85, 85, 5, 8, 10, 16. Ah beh, a parte che si vede là effettivamente che è tutto un upgrade. Ma perché questo qua è di livello 2 comunque anche? E qua? No, qua niente. Miglioria, resistenza spettrale, saggezza, ira, perseveranza. Vabbè, dai, ok. E qua? No, qua niente per il momento. Fucile, lasciamo stare, spilla, pulsiera. Dai, spendiamo anche questo, dai, visto che ci siamo. Annientare un nemico con il pugno riempie la barra dell'epurazione del 20%. Ah no? Ah no, perché servono questi, servono essenze. Ok. Il quarto attacco pesante di Red innesca un attacco con pugno che ignora la resistenza. Questo qua.
Via. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped, locked into an embrace with a nightmare. I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. Forse dovremmo ripensarci. Abbiamo preso la scelta giusta, sì. We made the right choice. We made it together. Taking a life is no small matter. When I ascend, we'll be separated. For the rest of your life. Maybe for the rest of eternity. Never again shall we stand side by side. This we, this thing we have, shall cease to be. Giuramento. Red sta per prestare un giuramento ad Antea e insieme sceglieranno il suo destino. Le scelte effettuate durante la risoluzione avranno un impatto sulla probabilità di tenere fede alla promessa reciproca. Bello. Ricorda, a prescindere dal giuramento effettuato, hai la possibilità di scegliere come procedere ogni volta che si giunge a una risoluzione. Tuttavia, tieni presente che le tue azioni avranno delle conseguenze. Fai ascendere o resurrezione. Red giura che aiuterà il fantasma di Antea ad abbandonare pacificamente questo mondo, una volta che avranno recuperato il suo corpo dalla sala di culto di New Eden. Red giura che aiuterà Antea a tornare in vita, una volta che avranno recuperato il suo corpo dalla sala di culto di New Eden. Per mantenere fede al suo giuramento, Red dovrà sacrificare quanti più coloni possibili con rituali di accusa. Noi abbiamo già deciso che faremo l'ascensione. Dai. That settled. Poi onestamente, I hope you've no regrets. Onestamente però devo capire. Soon you'll release me. I'll have my ascent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Devo capire, no? I am a shadow, caged and fading. You are still here. Still you. We could... Jacob Lynn's essence called to me. I knew it wrong, but I desired it. There lies perdition for both of us. I cannot abide what I have become. I don't want to abandon you, but I must. So be it, my love. We'll reclaim your body. You'll have your ascent. I swear it. Ma infatti io devo capire sta cosa, ok? Cioè, noi adesso abbiamo fatto una promessa dicendo che vorremmo ottenere quella cosa, va bene? Ma dopo, alla fine, se a livello pratico invece non facciamo questo ma facciamo dell'altro... Cosa cambia? Cioè, non so se mi sono spiegato, no? Sono i fatti che contano, no? Quello che vogliamo fare. Se io ipoteticamente prometto nell'ascesa, ma dopo faccio fuori tutti i coloni, che cosa cambia? E se faccio il contrario? E se invece prometto una cosa ed effettivamente faccio quella cosa? Boh. Devo capire questa cosa qua. Ciao, Amos. Il gioco farà morire me, dici? O forse c'è qualche tipo... qualche penalità? Boh. Huh. Huh. Benedict Stockton. L'amico che ho divorato. Che culo. Oh there, Jacob. I'll be on my way now. Take care of yourself, lad. Is there somewhere you can go? Maybe. If they'll have me. If I can find them. Jacob è un uomo distrutto. Sì, diciamo che se tu prometti una cosa e ne fai un'altra, probabilmente qualcosa succederà, insomma. Va bene, dai, ok. Ok.
Direi che possiamo andare avanti. Ritorna al ponte distrutto. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. Vediamo se possiamo buttare giù quello in qualche modo che... Boh, non lo so, onestamente. C. No. Ah, perché effettivamente ci serve l'arma da fuoco. L'arma da fuoco. Ecco, delle animazioni un po' strane. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Ah, ok. Allinea le tracce. Va bene, ma in realtà volevo buttarmi di sotto, vediamo. Ah, ok. Come with me. Are you all right? Never better. Questa cosa qua sarebbe da capire un po' il perché, eh? Però va bene, dai. Ok. Ah, questa è una shortcut per andare là sotto. Vabbè, ok. Raggiungi New Eden, 3000 metri. Speriamo di non doverli fare tutti a piedi, eh. Ma se mi butto di sotto, vediamo un attimo per curiosità. Ah, sì, 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 ok. Questa zona qua, chiaro. Ah, e c'era quello, è vero. Boh. Ho accentata. Allora, qua è un vicolo cieco. Andiamo di qua. Ah, lo sapevo. Another road to nowhere. Can we jump this? The spectral stains are out of reach. I've nothing to work with here. So we find another way. Stupid country. When we get back to New Eden Town, you can make a complaint. Stupido paese. Ma perché? È troppo comodo. Le tracce spettrali, va bene, dai, ok. Comunque un bel panorama da lì sopra, eh. Ghosts are quite something. But I feel clumsy. I have no idea what I'm doing. You master it. You've mastered everything else. No way through here neither, far as I can see. Hmm.
balzo. Con Antea usa il balzo con C per iniziare il combattimento e avvicinarti istantaneamente al bersaglio. Infatti avevo notato questa cosa qua. Questo tipo di manifestazione consuma punti spirito e dovrà essere ricaricata prima di poter essere riutilizzata. Così. Ok. Saliamo qua. Dove? If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just here. Ah, ok. Trust me. That's almost it. Thanks. Allora, prendiamo questo. Prendiamo questo. Beh, direi di non andare subito di qua. Aspettiamo un attimo. Esploriamo meglio questa zona, giustamente. Barili cattivi. Allora, vediamo un po'. Attività spettrali. Hai trovato un luogo di attività spettrali. In quanto epuratore, fa parte del tuo lavoro eliminare la minaccia. I punti salute e le cariche di decotti saranno ripristinati all'inizio e alla fine di questo scontro. Alcuni dei luoghi sono persistenti. La loro intensità, difficoltà aumenterà dopo ciascun tentativo di annientamento. Ripulire un luogo fornirà bonus di potenza permanenti, punti attributo. Oi là là. Che sia tipo una boss fight secondaria, quindi. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Alexander, fatti i cazzi tuoi. Buonanotte, Mast, buonanotte, buonanotte. Allora, vediamo un attimo. Malevolenza spettrale. Danni aumentati per Antea quando i suoi punti spirito sono ridotti. Eh? Malevolenza spettrale. Ah, ok. Questo è il bonus permanente, in pratica. Rimembranza. Devo fare evoca flagello, presumo, no? Ma proviamo a fare... Ma no, dai. Qua è chiaramente evoca flagello. Se devo batterlo, hanno detto... E deve essere sto coso qua bruttissimo comunque. Adesso lo proviamo a fare. Adesso proviamo a farlo. Ehi là là. Allora, qui non c'è niente, no? Che strano comunque. Che strano anche vedere tutti questi filamenti in giro. Vabbè, adesso io sapete cosa farei? Proverei a fare tipo la rimembranza, ma non credo. Io credo che appunto in questi luoghi ci si debba evocare il flagello. Poi per carità, costa anche poco, quindi potrei anche provare a fare questo, toh. Ma secondo me è sbagliato. Ok. Non ho capito. Allora. Quanta vita ha questo qua? Hey bro, I have
another in sight. Ehi, 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 ehi. Ha creato uno scudo su quello, ok. Mamma mia, quanta vita ha questo qua. Basta. Sì, ma io volevo attaccare il lupacchiotto, ma boh. I'm right here, you know. Ma perché non posso attaccare il lupacchiotto, che non ho capito? Vabbè, non gli faccio niente a questi, oh. Ma che cacchio è? Ma non gli faccio... Ah, forse devo fare... Ok. Sì, ma questo qua è un fracco di vita, ragazzi, cioè, boh. Annientamento del nido. Potenza aumentata più 1 a tutti gli attributi. Va bene, ok. Questa qua era una sfida secondaria opzionale, quindi sì, era piuttosto impegnativa, ecco. Sì, sì. Era piuttosto impegnativa, direi. Ce l'abbiamo fatta a fatica, perché avevo usato tutti i trinchetti, i decotti, insomma, quello che è. Altri loot? No? Basta? Bella comunque, bella. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Basta allora, devo andare veramente qua sopra adesso e usare il salto, direi. Did you feel that? It's close. Cosa? Cos'è che è qua vicino? Forse... Ah, eccolo qua, cazzarola. Strano che non me ne sia accorto prima, però. Facciamo il salto? Facciamo il salto. Yes. Remind me to close my eyes next time.
Ispezione. L'anno è 1695, di questo perlomeno ho la certezza. Seguire le Newsmith è stato un errore. Dopo aver abbandonato le nostre dimore ed esserci avventurati nella foresta oscura, sfidando piogge e tempeste, il gruppo è finalmente arrivato a quello che un tempo era un accampamento di cacciatori. Il ponte per Boston è crollato e non possiamo avanzare. Questa fuga per la libertà si è rivelata solo una perdita di tempo. La nostra casa New Eden è ormai un ricordo lontano. Avevamo amici, famiglia, la scuola risuonava di risa e la sala di culto aveva un pastore che si curava del suo gregge. Quando siamo partiti con il gruppo di Pelle Dura, la città di un tempo non esisteva più. Mi manca molto e lo stesso vale per Beth, per quanto lo nasconda. Faremo di nuovo i bagagli e torneremo a casa. Al diavolo qualunque cosa si aggiri nella foresta e che Dio sia con noi. Ok. E quello? Anche là c'è un cadavere da far cadere. Vabbè, più avanti dai. Non è cosa nostra per il momento. Buonanotte Ale, buonanotte, buonanotte, a domani. Grazie della compagnia. Ui là. Mentioned the hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Bella domanda. Yes. Ecco, qua ci danno il moschetto. Per sparare le cose. Spero. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red MacRaith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water, and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, no, come on. Our camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. Shite! Sei offesa. Shite! Don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive. No. Ah. Not this time. Ma che cazzo? A bone. Shite. Beh dai. Che bello. You can do it. How? Please.
Posizione di blocco. Quando i nemici sono in posizione di blocco, puoi farti strada tra le loro difese con mosse come gli attacchi caricati di Red, le manifestazioni di Antea o gli scambi perfetti. Ah. Ok. Pulsiera dell'armonia. Ah, pulsiera. Danni spettrali da mischia 10, ira 5, perseveranza. Ok. Bene. Ai diavoli che insozzano questo posto con avanzi marci e morsicati, punte di frecce rotte, insanguinate, affilate e quant'altro. Vergogna. This place is empty so long it's rotting. Buonanotte Carmine, grazie della compagnia. Grazie, grazie, a presto. Prendi. Giungere alla risoluzione, non so, ho letto qualcos'altro. Secondo il ragguardevole demonologo Henry Bouguet, gli epuratori erano inizialmente chiamati esilianti e sono probabilmente eredi dell'ancestrale tradizione dei sacerdoti mendicanti dell'antica Grecia. Tuttavia, quale che sia il loro nome, titolo o metodo, il loro obiettivo principale non è cambiato: raggiungere la risoluzione, dal tardo latino resolutionis, ovvero scioglimento, annullamento. Questo è il motivo per cui vengono generalmente considerati figure benevole, proprio come i benandanti furono per secoli considerati utili congreghe che si adoperavano per la protezione dei villaggi nel nord-est italiano. Essi viaggiano e vengono pagati per risolvere situazioni insorte fra i vivi e i morti. Giungono per porre fine a ciascun caso di infestazione tramite una risoluzione, una peccaminosa tendenza a immischiarsi con il profano, direbbe Henry Bouguet. Tuttavia, con il legittimo desiderio di espellere le radici del male, oserei aggiungere. Dal punto di vista di un epuratore, un caso di infestazione non è che una storia in sospeso, in attesa di conclusione. Questa risoluzione, come da loro definita, si svolge radunando tutti gli attori della vicenda per illustrare la situazione e scegliere il rituale adeguato con cui porvi fine. Al termine della risoluzione, ogni antagonismo sarà stato epurato in modo più o meno doloroso per i protagonisti coinvolti. Attraverso un rituale di rilascio, l'epuratore sostiene di slegare il fantasma dal motivo che lo ha spinto a restare. Questioni irrisolte, promesse fatte, rabbia, rancore, amore, qualsiasi cosa. Una volta liberati dalle potenti parole degli epuratori, rilasciati dal legame che superava perfino la morte, i fantasmi possono procedere all'ascesa. Simbolicamente, il fantasma è stato udito, perdonato, guidato o acquietato e può ora andarsene pacificamente. Per rilasciare un fantasma, un epuratore deve aver compreso la posta in gioco e il vero motivo per cui quella persona si è attardata fra i vivi. E questa è probabilmente la parte più opinabile della loro opera, poiché nessun accordo andrebbe mai stretto con la creatura dell'aldilà. Ecco il vero motivo per cui un epuratore dovrebbe sempre condurre un rituale di epurazione, rinnovando così la atavica origine della sua tradizione. In questo caso non si perde tempo invitando gentilmente lo spirito maledetto ad andarsene, ma lo si scaccia con la forza, lo si rimanda nell'abisso. Questo è il modo corretto per occuparsi della riluttante stirpe del Nemodio. Tale rituale dovrebbe venire condotto contro qualsiasi spirito senza discussioni o indagini, essendo tale mefistofelica creatura apertamente ostile o maligna nel richiedere la nostra pietà. Da sugli epuratori le radici storiche e pagane della loro controversa conoscenza di Fairfax Haskell. Ah, il governatore Haskell, avete capito ciò? Il governatore Haskell. Ma allora io mi chiedo, ma di qua
Non c'era nient'altro da fare, no? No. Ok. Signs of life ahead. Bene. Ok. Huh. This isn't over yet. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. We did good against those bone walkers. You did good. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and a thousand times more ghastly. Hmm. Immagina te, immagino. Siamo arrivati. Da questi due simpaticoni. Fortifications. Grim face is not a good sign. So rest and restock, then onwards to New Eden town. Trova la cacciatrice. Anche qua vediamo l'animo delle persone per qualche motivo. Good day, madam. And a good day to you too, sir. I've not seen your face before. Where did you spring from then? That, madam, is a long story. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. Edith Keane. Miss Keane, if you prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. Not bad, eh? Oh, I don't doubt we'll prevail. But right now we're tired and hungry. Che si dice da questa parte? Che si dice, amico? What's new? Bugs Bunny, questo. Sorry, sir, too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Of course. Avete famiglia in Inghilterra? Are you out here alone? In the New World, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking, and I don't want one neither. I've a plot to farm and a brother to feed, and that's enough. I mean, look around you. How could I possibly want more than all of this? Why should I want silk when I have all this shit? You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Sì. Addio. I must go. Take care, sir. With God's help, we shall all see better days. Grazie, Edith. Edith. Qua è chiuso per il momento. Giacinto Lilla, che male non fa.
No? No, niente, niente, sembrava, va bene, ok. Questo è sempre Edith, vero? E questo invece? Good day to you. I'm Red McCraith. The Banisher? How did you get here? With difficulty, I must admit. Aye, only them as can handle a weapon dare brave the woods. The rest of us blockheads are stuck here in camp, waiting to be fed. Daniel Keane, by the by. Any kin to Edith? Aye, we're twins. Ah. Not that we're alike. She likes her stories, likes to hear herself talk. She likes a little drama, does Edith. Mind you, lately there's enough of it about. Che si dice da queste parti? So, Daniel, what's new? Sorry to turn you away, Mr. McCraith, but I'm behind on my chores. Even the poor farmer must do his bit, eh? Perché siete partiti per il nuovo mondo? I was wondering, what brought you to the new world? Why leave home for the unknown? Like so many, we came looking for a better life. A better life indeed. Eh già, alla faccia della vita migliore. Goodbye for now, Daniel. Aye. Try not to die in the meanwhile. Sarà qua la cacciatrice, direi. C'è troppa roba. Spettrale, no? E di qua dove si va? Vediamo, noi siamo dei super curiosoni. Dove stiamo andando? Vabbè, andiamo di qua. Alberi sussurranti, scoperta. Di là si va. Nemici. Di qua si sale, però serve una corda da mettere là sopra. Ok. Interessante, molto molto interessante. Vediamo. Là, là, sono tantissimi qua, cacchio. Watch out. Back to position. Così deboli? Possessione spettrale, già. Volevano possedere un lupacchiotto, va bene, dai. Li abbiamo fermati in tempo, a quanto pare.
Ho capito. Ok. E questo è... No, pensavo fosse un vicolo cieco. In realtà non lo è. Devo dire che la mappa è... sta diventando grandicella. E ampia, eh? Già. Qua però non vedo nulla, che strano. Ci sarà una quest più avanti? Può essere. Ehi là. Qua c'era qualcosa da prendere, credo, no? Prima che mi disturbassero, no? No, non è vero. Sembrava. Ma la vera domanda è, ma si sbloccano dei teletrasporti effettivamente? Cascate della foresta oscura. Scoperte. È just me. I felt it too. Questo. Dove stiamo andando? Ispeziona. These body parts scream manifest my specter. Fai manifestare il nostro spettro. E adesso lo facciamo. Bene. E invece, ragazzi, sapete che vi dico? Ci fermiamo esattamente qua per stanotte. Riprendiamo domani mattina, ragazzi, nuova. Per cui buonanotte a tutti, grazie della compagnia. Spero che Banishers vi sia piaciuto. Lo continuiamo sicuramente domani mattina. Buonanotte di nuovo.